Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è Risparmio. Oggi un video particolare, un po' come si vede dalla copertina del video. Ma se io volessi copiare qualcuno su eToro, come faccio a sapere che sto copiando la persona giusta? So che il mio amico Domenico De Viveri di Viveri direbbe copia me. Però, a parte gli scherzi, come facciamo a sapere che la persona che andiamo a copiare è una persona di cui ci si può fidare? Allora, io qualche tempo fa, l'anno scorso, quando ho cominciato questa avventura, avevo letto qualche articolo qua e lì. C'era un articolo in cui spiegava appunto come in linea di massima andare a cercare i migliori popular investor da andare a copiare, però poi nel tempo me ne sono fatta una io che diciamo, ho limato qui, ho limato lì in base alle mie esigenze. Per cui ora porto la mia di tecnica per andare a selezionare i migliori investitori da copiare, con ovviamente la premessa che io non sto dando un consiglio finanziario, non ti sto dicendo di andare a copiare, semplicemente un metodo. Per cui se tu sei già sulla piattaforma, se già copi qualcuno e ti sei mai chiesto come poter andare a cercare dei copiatori, come poter andare a cercare dei popular investor di ottime qualità, potresti andare a seguire questo metodo. Per cui adesso andiamo sulla piattaforma di eToro e passo dopo passo ti spiego quello che bisogna fare. Ovviamente ti ricordo che se non sei iscritto a eToro, puoi andare a iscriverti usando il link affiliato che trovi qui sotto nella descrizione del video, così a te non costa niente, ma fai guadagnare qualcosina a me e mi permetti di raggiungere lo scopo di questo canale anche, che è quello di farmi raggiungere il prima possibile l'indipendenza finanziaria per poter stare più tempo con la mia famiglia. Prima di iniziare, ovviamente, se questi video sono di tuo gradimento, lascia un pollice in su e se sei nuovo, se passi qui per caso, ovviamente iscriviti al canale e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Andiamo al PC. Bene, eccoci sulla piattaforma eToro. Allora, siamo sul mio profilo. Come si può vedere, questo settembre è stato un bagno di sangue. Uno dei motivi che appunto mi ha convinto a uscire un po' dall'essere copiato è il fatto che io non voglio responsabilità di maneggiare altri soldi. Per cui per il momento, anche se rimango copiabile, non c'è nessuno che mi copia o comunque non lo sto pubblicizzando, non voglio questa responsabilità al momento. Se invece vuoi andare a cercare appunto altre persone da copiare, ti dico la mia tecnica che potresti trovare utile o magari potresti usarla come spunto per andare tu a cercare, a affinare, diciamo, questa tecnica alle tue esigenze. Prima di tutto, cosa si fa quando si vuole andare a cercare qualcuno? Si va su Persone ed eToro ti propone automaticamente i popular investor che ti vuole proporre lui. Ovviamente questi non è che siano schifosi, però secondo me conviene andare a cercarsi quelli che sono ideali per le nostre esigenze, o almeno per quelle che sono le mie esigenze. Cliccando su vai vi si viene portati su questa schermata. Quello che si fa in questo caso è cancellare tutte quelle che sono le cose già preordinate che eToro mette, anzi che eToro mette di per sé. A questo punto invece siamo noi a andare a sceglierci i filtri cliccando su filtra. Benissimo. Allora, qui il periodo è a scelta, si può fare 12 mesi o 2 anni. Io sinceramente metto 12 mesi perché poi comunque nella fase successiva vediamo che i vari trader si possono andare a analizzare anche negli anni precedenti. Lascio 12 mesi qui. Poi andiamo a vedere il loro stato, che deve essere sempre verificato, per cui devono essere degli investitori che hanno effettivamente il loro account verificato con eToro tramite i documenti. Poi vogliamo un profitto che sia almeno del 10%, anche perché ovviamente se uno va a copiare vuole almeno fare un profitto che sia in linea col mercato o qualcosina in più. Poi un altro parametro che si va ad aggiungere sono il punteggio di rischio, che secondo me non dovrebbe andare oltre 5. So che ci sono molti che si fermano a 6, che è il limite, diciamo, che eToro dà per essere copiabili, però secondo me un gradino sotto è molto meglio. Poi andiamo a selezionare i mesi profittevoli. Vogliamo delle persone che abbiano dei profitti che secondo me vadano almeno dal 40% dei mesi profittevoli fino a un 70%. Secondo me è un range abbastanza, diciamo, fattibile.
Si può cliccare meglio e fare l'80%, magari se vuole, se si vuole, però io metto di solito un 70%. Questo, diciamo, è un po' una cosa personale. Poi andiamo a vedere appunto l'allocazione della dimensione media. In questo caso, praticamente andiamo a dire ai Toro che vogliamo che al massimo l'investitore allochi per ogni operazione che fa una certa percentuale del proprio capitale totale, e secondo me il 5% è l'ideale. Questo vuol dire che se un'operazione andasse bene, comunque avremmo dei profitti, ma se un'operazione che il trader fa andasse male, con un 5% non ci ritroveremmo a perdere tantissimo del nostro capitale, appunto, e ci troveremmo in una situazione in cui perderemmo i nostri profitti in un'unica soluzione. Per cui, secondo me, questo è un parametro che ho guardato con molta attenzione. I trader che sono oculati nella money management, secondo me, sono quelli da seguire di più. A questo punto abbiamo selezionato questi filtri, facciamo applica. A questo punto abbiamo selezionato i nostri investitori, il sistema ci va a dare la sua, diciamo, classifica. Una cosa che devo dire, io già qui sono settati, però queste colonne sono customizzabili. Ovviamente, se non, quelli, questi sono, diciamo, le colonne che dovreste trovarvi. Se non ci sono, andando qui, si va appunto a cambiare le colonne, cliccando qui, e andando a selezionare quello che si vuole aggiungere. Le cose che dovrebbero comparire sono quelle che abbiamo selezionato prima: la dimensione media, gli investimenti profittevoli e il punteggio di rischio, in modo che noi possiamo andare a valutare i trader in base ai parametri che ci siamo dati prima. Poi li potete ordinare, e solitamente consiglio di fare così, per il numero di capitoli. Vuol dire che comunque c'è talmente tanta gente che li segue, molto probabilmente perché sono dei trader o degli investitori che danno dei profitti più o meno stabili nel tempo. Ordinandoli così, oppure si possono anche ordinare per punteggio di rischio, ma questo non ci va ad assicurare, appunto, come si può vedere, che siano dei trader che fanno degli ottimi profitti. Mettiamo di nuovo ordinati per copiatori, e poi quello che faccio è di andare a aprire uno alla volta i vari trader e andare a vedere i grafici per vedere come si è andato ad evolvere il grafico nel tempo. E magari facendo così, zoomando in meno e spostandolo, possiamo vedere che il trader ha avuto più o meno sempre un trend positivo. E qui credo sia marzo, e infatti qui da marzo ha avuto il suo calo, ma effettivamente è un trader che è andato decisamente bene. Poi lo possiamo vedere appunto se clicchiamo di nuovo anche da le statistiche, quello che dicevo prima, non c'è bisogno di selezionare 2 o 3 anni, perché poi se andiamo nelle statistiche andiamo a vedere anno per anno il trader che cosa ha fatto. Possiamo anche capire se è un trader che sta sempre in positivo o semplicemente è stato fortunato. E così via, andiamo a guardare tutti i vari trader che abbiamo in questa classifica, andando a vedere i vari grafici per vedere appunto come sono andati i rendimenti. Per esempio, in questo caso si può vedere che praticamente è stato seguito il mercato, come in questo periodo, per cui questo trader molto probabilmente seguirà il mercato con delle aziende che, esatto, è un portafoglio enorme. Ovviamente questo non è il sacro graal della selezione di popular investor di Toro, ognuno può trovare la propria dimensione, i propri parametri, però è buono sapere che ci sono dei parametri selezionabili per andare a ricercare i vari popular investor e decidere quale sia quello migliore per le nostre strategie, per la nostra tipologia di investimento, per come siamo investitori noi. Poi non è detto che bisogna andare a copiare, magari si possono prendere solo spunto da questi trader, provarli in demo, vedere come vanno, capire le loro tecniche e magari a quel punto studiare le loro tecniche per imparare noi stessi cosa fare. Come ho detto all'inizio del video, non si tratta di un consiglio finanziario in cui vado a consigliare di andare a copiare altre persone, anzi. Ma si tratta comunque di una tecnica che ognuno può applicare per andare a scremare, se proprio vuole andare a copiare qualcuno, per andare a scremare i vari popular investor. Ovviamente ti ricordo che se non sei iscritto ai Toro, trovi il link affiliato qui sotto, che come ho detto prima, a te non costa nulla, ma dà la possibilità a me di guadagnare un piccolo gettoncino. Se questo video è stato di tuo gradimento, ti chiedo per cortesia di lasciare un pollice in su, così lo fai capire a me e che questi contenuti ti piacciono, lo fai capire anche all'algoritmo di YouTube, che mi fa salire e mi fa diventare sempre più famoso. Famoso, insomma. Ti
Però comunque mi aiuti a raggiungere la mia indipendenza finanziaria, che poi è lo scopo di questo canale. Se sei nuovo su questo canale, ovviamente ti chiedo di iscriverti, di cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!